settimana, oh, Lu! Che bello, un'altra settimana insieme. Ho sentito qualcuno che ha detto mo sparano così, gira tu cana, che vi devo dire. E bugie, stavo scherzando. Ciao a tutti, che bello ritrovarvi, che bello ritrovarti Lu. Che bello ritrovarti Nani. Ma oggi abbiamo avete anche, visto, avete abbiamo visto. La famosa supposta Uniplus, come la vedete eccola nella qui, sua intera mondo. La nostra piccola Tetè. Salute telespettatori, Lucertola, hai visto? Per piacere. Ciao che ragazzi, ben trovata a tutti. Ecco, no proprio sono bravissimo, molto ventrilo molto qua io. Ovviamente vi siete accorti. Aspetta, proviamo. Era Annabella. Proviamo. Ciao a tutti ragazzi! Ma è stato una ventrilo qua! bravo! Ciao a tutti ragazzi, un piacere vedervi! Che cosa, non riesci ad andare da corpo, qual è il problema? No, incominciamo benissimo fantastico, già la settimana! Fantastico, alla grande! Ma ciao, non lo facciamo mai all'inizio, salutiamo il nostro sponsor! Sigma! Sigma! Dove sta la sposta qua? Ok, Sigma! Non c'è, Sigma, non c'è, vabbè, non c'è. Ciao, ehi, Sigma. Ciao, sì. Vabbè, comunque famoso noi super mega Sigma. Noi ti aspettiamo. Noi ti aspettiamo a braccia aperte. Braccia aperte, esatto, ti ringraziamo. Tessa, mi sembra stai dormendo, amore, va bene, non buon bisogno. Non ti preoccupare, quando verrà signor Sigma qua sicuramente porterà una qualcosa. Cicetta pur per te, per te, per Wendy, anche se Wendy non ci delizia mai con la sua presenza. No, è perché quella non capito, quella c'ha un po' un peperino. Eccolo, eccolo Sigma, eccolo. Ecco Sigma. Allora, che facciamo? 080 501 9998 se volete comunicare con noi o con Tessa, come vi va, attraverso WhatsApp con un messaggio vocale scritto oppure chiamandoci, oppure mia cara Lu, oppure 080 501 4668 se state cercando l'amore, se volete un fidanzato, se volete una fidanzata. Se perché se voi praticamente mandate dei anche potete mandare anche dei messaggi e noi vi facciamo vedere le foto dei nostri tecnici, non so, che vi innamorate, voglio dire, salutiamo che la vi nostra regia, salutiamo la regia tutta, video e salutiamo Federico Semplice a casa. Federico, vabbè, mo vengo, non ti preoccupare, aspettami sempre con ansia, sempre, mi raccomando, se non sta pisolando con la bollicina che esce dal naso, ormai la notte mi va a fare i polpi e quindi si alza presto, si alza molto presto. Perché così si arrotonda un po'. Assolutamente. Ma proprio di rotondità, ecco, noi usiamo anche i verbi per richiamare una cosa che stiamo lasciando alle spalle, più o meno, cioè alle spalle che sta ancora un po', però insomma, la rotondità. Ma oggi è 6... Oggi è appunto 6 novembre. Sì, novembre. E quindi andiamo a leggere la frase. Oh. Quindi tu hai mandato la diretta, scusate, perché io non ce l'ho fatta. Ho mandato la diretta a quel paese, l'ho mandata, certo, l'ho mandata. No, io invece no. L'ho condivisa. Un po'. Allora, la frase di oggi dice: chi dà colpi agli altri ha un viaggio lunghissimo di fronte a sé, chi dà colpi a se stesso è a metà del viaggio, chi non dà più colpe a nessuno è già arrivato. Sembra una cosa da questa è una frase saggia ovviamente, cioè, una frase a calendario, perché ovviamente tutti tendiamo sempre a deresponsabilizzarci e a dare le colpe agli altri, che è molto più facile piuttosto che dire è mea culpa, vabbè, però. E invece ammettere le proprie colpe, capire che le nostre azioni, che siano verbali, che siano fisiche, non solo ci definiscono come dicemmo l'altro giorno, ma sono una nostra scelta, cioè non è, nessuno ci punta mai la pistola alla gola per fare qualcosa, dire qualcosa, scegliere una direzione. Per cui se invece poi ci capitano cose che sono conseguenze delle nostre azioni, a meno che non siamo così sfortunati da vivere una situazione in cui, di cataclismi, di guerre, quelle non dipendono da noi. Però se nel nostro quotidiano normalissimo e anonimo facciamo delle cose e sbagliamo delle cose, la colpa agli altri non la dobbiamo dare, perché siamo noi padroni delle nostre azioni. E se tu riesci a ad assumerti le tue responsabilità, hai una vita prospera. Sì, è un po' difficile dire scusa è colpa mia, ma in realtà è la cosa più facile del mondo, perché
riesce ad appianare gli animi, eccetera, eccetera. Mi stavo inerpicando in discorsi troppo lunghi. No, io già mi sono preoccupata, ho detto, guarda, com'è Femo? Quindi, in realtà, però... lascia stare, che è quella... Lo so, tu dici, filosofa. Non tutto a me, è pure un bocca a voi, giustamente. È un poco filosofa, mamma, a noi. Ma che ne diresti di annunciare, diciamo, la nostra nuova... Poiché viviamo tempi difficili per la socialità, per l'interrelazione, diciamo così, abbiamo deciso di lanciare una nuova cosa che è nata, insomma, la lanciamo nel post video, però insomma è nata in uno dei nostri incontri soliti, prego, regia. I nostri pomeriggi. Poco tempo fa, durante un tipico pomeriggio domenicale a casa della dolce Nani... Insomma, non ci possiamo lamentare. Senti, mi è venuta un'idea. E se facessimo una specie di... Mi sento male, ma allora... Che cos'è? Una specie di rubrica sugli incontri, cioè tipo... Una specie di agenzia pasta non matrimoniale. Se dessimo la possibilità ai telespettatori, non per bugia, cioè non per ridere, se dessimo la possibilità ai telespettatori di mandarci un video e di dire, di fare un annuncio sull'uomo ideale, donna ideale, loro ideale. Sì, ma loro un po' si imbarazzano, cioè non lo so, potrebbero farlo, però c'è anche gente che un po' si imbarazza. Vabbè, dai! Fanno i video su TikTok, su Instagram, ciò che ci vuole. Ma non è che tutti fanno i video su TikTok, sono pure quelli che non hanno la faccia, diciamo, come il nostro di dietro e sono un po' imbarazzo. Poi se c'è qualcuno che non ha problemi può farlo, intanto sì. Noi gli lanciamo i numeri di telefono. Ciao comodini, no. Pubblico di Prendiamocela Comica, se siete alla ricerca dell'anima gemella, chi ve lo fa fare, però non giudico, se siete alla ricerca dell'anima gemella noi vi mettiamo a disposizione la nuovissima rubrica Nessuna carne resta la bucciaria, perché insomma qualunque sia il genere potete cercarla attraverso noi mandandoci dei video o dei messaggi WhatsApp, insomma i nostri soliti numeri 501-9998 o 501-4668. Vi aspettiamo copiosi, sia chiaro, solo se cercate l'amore, perché se cercate altro andate su internet. Oh, ho sbagliato, ecco, c'era un altro pezzettino, va bene. Però, avete visto la nostra nuova iniziativa? Quindi aspettiamo i vostri video, i vostri messaggi. Perché a noi è capitato di incontrare per strada persone e quindi di parlare con queste persone che hanno detto no, ma io sono sola, no, non riesco a trovare un fidanzato, no, non riesco a trovare... Allora ci è venuta questa idea. Scusa, siamo noi e noi che siamo a fare? Cioè, noi vorremmo aiutarvi. Fare una specie di agenzia con Marta Flavi, ve la ricordate? Te la ricordi? Marta Flavi, sono riuscito a Dorm, siamo noi. Ma vorremmo... come testa praticamente. Chiaramente, ma è durata come un gatto in tangenziale. Ma quella era la moglie di Costanzo. Che è durata ma come un gatto in tangenziale. Ma poi è stata proprio scalzata e detronizzata dalla fantastica realtà, Maria De Filippi. Se non sbaglio, mo c'ha una bancarella di frutta secca da qualche parte, penso che venda le noccioline, e tu pensi che aiuta, impiegherà, insomma, assumerà la D'Urso? La D'Urso? Non lo so, senti, sinceramente qui al nostro mercato, quello di Santa Scolastica, ci sono un po' degli sgabuccini vuoti. Beh. Barbara D'Urso, per esempio, potrebbe aprirsi, ce ne sa, una panetteria, ma anche quelli, sai, come si chiamano? Non lo so. Cioè, lei che è giusto che li va a riempire. Cosa? Gli scaffali, no? I self-service, dove si va a prendere... I distributori. Non mi viene distributo. I distributori, niente. Dieta, quelli di profilattici, tutta quella roba là. Servono sempre, scusa. E li gestisce lei. Per fare i gavettoni, serve. Perché al mercato manca questa arte. Ci sono i detersivi, c'è pancia, c'è un sacco di quella frutta, la verdura... Però questo articolo ci manca, quindi lei quale? Potrebbe aprire... Il distributore? Il distributore di Profilà, l'ho detto prima. Quindi anche lubrificanti. Tutto quello che può servire, tutto quello che può vendere lei. E quindi anche patatine, popcorn. Quello dopo.
Perché no? Oh, perché no? Perché no? Oh, che cosa bisogna fare per campare? E quindi, mo, lei sta alla ricerca della voce, poverina. Scusa, ma chiamiamola continuare. Noi. Eh? Ma facciamola... Ma già abbiamo Roberto che fa le pulizie. Perché dobbiamo chiamare Barbara Duce? No, ma la chiamiamo a fare una rubrica. La mandiamo al mercato a interrogare. Insomma, senti, interrogare, una buona idea. Vediamo, a intervistare. Vediamo, stasera vedo se trovo il numero sopra le pagine gialle. Le pagine bianche. Le pagine bianche, vabbè, non ci sta male, le devo vedere tutte e due, Nanni, se ne andrà un po' di tempo. Se lo trovo il numero la chiamiamo. Secondo te bene? Quella potrebbe dire di sì, perché no? Non si sa mai, ti ho detto, metti che sta attaccata alla canna del gas, che mo quella non può vivere e sta sopravvivendo, la chiamiamo però... noi. E poi vabbè, parliamo noi come da lì, vediamo, e ci comandi 300 euro al mese, dai. Io non è che voglio dire, e bisogna essere anche un po' sensibili, no, e secondo anche me, un po' secondo me Maddalena dice toglietevelo voi dalla vostra paga. Sì, Maddalena, devi togliere il problema di dosso, perché sennò alla fine io poi verrò a tirare i morsi per fare le caviglie, quindi lascia cos'è, stare un po' così. Cos'è? Sento un che campanello? C'è un campanello, sì? Buonasera. Ciao Colo. Un saluto e un buon inizio di settimana da Nicola Clemente. Ciao Nicola. Ciao Colino. Stasera mozzarella di bufala e zucchine. Allora facciamo. Ma col pane? Ah, è vai, è lui. C'è la mozzarella di bufala. Ma scusami Nicola, dico, però non è che voglio dire. Vabbè, lui non c'ha, mica c'ha il peso, cioè, non capisco. Ma tipo quanto vuoi. Così, ma c'è una mozzarellona, io una mozzarellina. Io sono abituata, bene, si faceva una mozzarella mezz'chilo. Io sono abituata anche alle previsioni. Almeno dici che cosa infatti, sta facendo Nicola. Nel tuo paese. Piove, nevica, c'è il sole. Scusami, cioè, non c'è era un messaggio incompleto. Era un messaggio incompleto, forse non avevi voglia di. Ma scusa, ma poi zucchine e mozzarella di bufala sa di poco, lo so che tu vuoi essere solidale, ma poi un quintal di pane no, tu ma poi bisogna anche vedere fa. Queste zucchine non credo che tu le mangi lesse, che quelle scivolano sole sole, saranno sai tipo zucchine che ne so, quelle alla poverella, sì. Oh, zucchine, no, roba sfritta, buona, trifolate. Allora, vi racconto una piccola storia breve. Prima di venire... Una piccola storia breve, triste. Triste, naturalmente. Una piccola breve storia triste. Madonna, non ho le vertigini. Vabbè, la gente sta aspettando. Oggi pomeriggio, prima di, insomma, muovere tutta me stessa verso l'emittente, che ringraziamo tanto, la Telebari, dico, vabbè, quasi quasi mi porto avanti e mi preparo una mezza... la metà della cena, cioè la parte vegetale, prendo il pentolone la pentola, il sì, ma è un pentolone di quelli grandi, perché è una pentola a vapore. Ah, dico adesso faccio questo mix che mi piace tanto, metto verza, cavolo, no è buono e zucchina, ci stanno molto bene insieme. Metto sul fuoco e intanto vado a prepararmi. Io ho il piano induzione e siccome non avevo tanto tempo metto il 9, cioè il massimo. Praticamente cioè, va, ma roba di pochi minuti, entro in cucina e sento puzza di bruciato. Dico, ma che è? Ragazzi miei, io ho bruciato le verdure al vapore, le ho affumicate e ho bruciato la pentola, che è la terza pentola che la dolce Nani butterà via. Perché dimentico sempre sta cosa, per fortuna col piano... No, ovviamente la regia fa bene a non fare il primo piano di me, perché sono praticamente quasi... Mongio, ma dici previsione, Nicola! Già da dire, sì? Deve piovere, però il pane assai, normale che il pane assai. Maledizione! E oggi si è lavorato, ovviamente. Bravo! Meno male, ringraziamo Gesù. Pane assai! Allora, se vuoi essere la odiato pioggia. A morte da noi, pane assai, perché è quello che ci manca tantissimo da un mese. No! Perché mo siamo ma io so un come mese. Me le devo togliere le pieghe. Mo che vado ad alta mura e a botto dipende da mezz'chilo, così devo andare, va bene. Buono! Questa coppia di innamorate del carboidrato altamurano, sapete che fa? Manda la pubblicità! Siamo tornate per la vostra gentilmente, per la vostra gioia, come dice tornate. Giacinto, che salutiamo, il nostro amico e collega Giacinto Lucarello, che dice per la vostra gentilmente. E insomma è arrivato il momento di ascoltare un messaggio. Chi è? Ciao ragazze, per favore stasera mandate il meteo delle 20:30, come sapete oggi che giornata è stata. E poi
vi ho mandato il messaggio per dire che stasera noi mangiamo calzone con mozzarella e la checca. Come dicono, mi pare dalle vostre parti a bar, perché sapete che essendo di Biceglie non, non tanto comprendo la vostra lingua strana. Non comprendo. Ciao ragazze, siete graziosissime. Ciao, Michele. Grazie Michele. Io già mi sarei fermata al calzone, ma c'è la checche. Che cos'è? Che cos'è? Non abbiamo capito, la sai cos'è questa pietanza. Vabbè, mandaci un altro messaggio, ci fai sapere. Delucidarci, ci fai un favore. Oltre, insomma, ti gastemiamo un pochetto, bonariamente, per su calzone. Ma no, il calzone. Il calzone. Mamma mia, che calzone. Poi vabbè, pornografia gastronomica. Forte, proprio, io forte. Comincio a fare l'acquolina anche quando sento la cipolla sotto le ascelle delle persone. No, Non ce la fa. Dai, che poi te lo faccio. Sembra cipolla fritta, quella cipolla da calzone praticamente. Salutiamo il nostro sponsor. Ciao Sigma. Ciao Sig. Con amore. Ti stai entrando nel ruolo della D'Urso di quando verrà a lavorare con noi. Che viene e io devo stare già pronta. Ho capito, va bene. E allora che vogliamo fare? È il momento di interrogare l'astro. Gli avanza un astro? Arriva. Come ogni lunedì, io e la Lu declamiamo prima i nostri segni. A forza, scusa, noi siamo le priorità. Capricorno. Non te fa venire l'ansia de cose che devono ancora venire. Se no, non te godi il presente. Mi piace, è vero. Leone. Io, nessuno ti vedrà mai al tappeto. Solo quando stai da solo ti concedi un momento per crollare. È vero. Davanti alle persone non lo fare mai. Non lo faccio mai. Brava, infatti, brava. Proprio ieri. Cioè, no, poi prende le persone, prende il bagno nel pane. Sì, poi capiscono quali sono le. Sebbene le debolezze. Bellissimo mostrare le proprie fragilità. Sì, cioè, ma non è più questo il tempo per mostrare le fragilità, perché non si può fare. C'è troppa cattiveria. Sì. In giro. Una camminata. Ma io adesso darei spazio a quella zuccherina, quella pallina di zucchero filato, a quel marshmallow di mia zia. Sì, la rubrica di zia Maria. Buonasera e ben ritrovati. La cosa che più mi piaceva fare era cucinare. Quando stavo a casa mia, mi dedicavo alla cucina ed ero brava nel dolce e nel salato. Una delle tante cose che preparavo era il pesto alla genovese. Per fare il pesto alla genovese occorre basilico, pinoli, formaggio parmigiano e formaggio romano, mandorle e noci, olio e uno spicco d'aglio. Il procedimento: lavare il basilico, metterlo in un frullatore, aggiungere tutti gli ingredienti, poi quando è diventato come una crema, metterlo nei vasetti e metterlo a congelare. Un saluto ad Annabella e Luisa e fate imparare. È troppo bella. Allora, vedi, si era fatta bella perché io ho detto, zia, vedi che vengo sabato pomeriggio, quindi si era fatta, si era aggiustata i capelli, era andata la parrucchiera. E quindi lei fa un grande sforzo, perché io lo devo dire, a parte, voglio dire, è una persona che ho 80 anni, certo. Però lei va molto al ricordo, perché
veramente cucinava e senza, prima non si usava molto pesare le cose, loro andavano, tranne ovviamente devi fare una ciambella, e quindi lei va a ricordo di quello che è stato. In realtà, zia, avevi omesso l'olio, però insomma non importa. Sei bella, ma sei brava. Posso dire che il pesto di zia era una cosa spettacolare. In effetti, io non avevo mai sentito delle mandorle delle noci che devono stare meravigliosamente con il basilico. Lei metteva nei vasetti, siccome ne faceva tanto con l'aiuto del marito, e congelava, quindi lo usciva all'occorrenza. Ed era veramente una cosa buonissima. Sì. Pronti? Chiedete alla nonna Giovanna, ci cos'è la checca? Allora, nonna Giovanna, nonna Giovanna, favore, sei stata chiamata in causa. Ci dici che cos'è la checca? Cos'è la checca? Noi non l'abbiamo mai sentita. Perché io che so di Bari forte, la checca non so che cos'è. Io so che cos'è un chicchi. E quello non c'entra niente, ma dove rompi checca? Anzi, quando tu dici a uno, sì, un chicchi di chicchi. Cioè, che significa uno con la mazza, insomma, un po' nella retrovia, ecco. Uno un po' così col mignolo alzato, un po' un snob. Io ho avuto un fidanzato, insomma, un flirt, che chiamavo, insomma, sul telefono. C'è scritto Kiki. Perché è proprio Nukin the Kiki. Lo saluto, ma non dico come si chiama. Va bene, continuiamo con... Evitiamo, perché insomma, no, non che si poi sa mai, si sentono... Sì, ma poi si vergogna, perché sa benissimo chi è Ukiki, lui e i nostri amici. Io andrei con la rubrica, proprio quella che ho nel cuore, più di tutte, veramente, pure più della rubrica di zia Maria. Non dobbiamo fare gli altri due segni. No, perché voglio andrei con il meteo, perché ho guardato... Sei sicura? Sì, andiamo col meteo. Va bene, io sono contenta. In modo che nessuno possa dire ritardo, per piacere, che io ci tengo. Io sono contenta. Eccomi qua. Che tempo ha fatto oggi? Io un po' meno, però voglio dire, dai. Testa, guarda, amore, vai. Guarda. Guarda, Tete! Guarda! Arriva il tabellone elettronico! Video direttamente dalla regia! Wow. Guarda, Tessa, guarda che divertente! Ti piace? Ti piace, vai. Tete? Per favore, abbiamo le calamite in pole position? Non proprio, però sì, dai, vai! Allora, come avete... Perché Michele ci tiene a sapere il meteo, quindi lo devo dire per bene. Allora, Michele, come avrei potuto vedere stamattina, nuvolosità irregolare in campagna e sul settore occidentale della Basilicata. Madonna, non c'ho voglia, aspetta, che non mi sento... Non lo so, Nani, allora qua che ti paghiamo a fare? Ti non ho capito, tipo frusche. Non l'hai visto? Cielo in prevalenza poco nuvoloso sul resto del sud. Dove hai detto la nuvolosità variabile? Campania e il settore occidentale della Basilicata. Vabbè, mettiamo qua. Poi poco nuvoloso sul resto del sud. Quindi devo mettere poco nuvoloso. Aspetta, Madonna, sul resto del sud. No, mi sta deficitando questo. Allora, temperature minime in contenuto calo in Campania e in Puglia. Arrivo freddo, quindi facciamo così. Contenuto lo facciamo un po' così. Bravo, contenuto. Nel pomeriggio in campagna nuvolosità variabile, ancora ampie schiarite nel resto del settore, in particolare sulla Calabria Ionica. Il famoso Ionio, quello è sempre presente. Ce l'ho. Temperature massime senza grosse variazioni. Perché dici grosse, lo sottolinei? È così, perché penso a noi, io quando sento qua grosse penso a noi, va bene? Venti da deboli a moderati di libeccio, che non è una parolaccia. Libeccio di tua sorella, dove? Tania sempre. Ciao Tania. In generale, nella Puglia. Ah, nella Puglia, non me lo dici. Mari mossi o molto mossi in Tirreno, poco mossi lo Ionio e l'Adriatico. Quindi se volete andare a bagnare i piedi a mare, andate nell'Adriatico e nello Ionio, che sono poco mossi, perché gli altri sono molto mossi. Poco mossi, finito? Sì. Che peccato, ci facciamo una pizza. Ci facciamo un selfie. Dai. Grazie, poi togliete la videata, regia, grazie. Bravissima. L'ho fatto un po' fiacco questo meteo, oggi sto un po' fiacchina. Sì, no. Tessa, mi dovevi aiutare però. Oi, ma no, ce l'avevo già. Ce l'avevi? Dai, no, che ce l'abbiamo, in esubero. Vai. Vergine. Scusa, regia, facciamo altri due segni. Vergine. Ultimamente sei attratto dalle cose difficili, quasi impossibili. È forte. E basta, questo è tu. Questo è me, vabbè, scusa.
Non è che uno deve essere per forza il papiro, quello è un riassunto. Madonna, quando mi sto annoiando. Bilancia! Invece di arrivare al limite per poi sbroccare, cerca di tirare fuori cose, le cose piano piano, un po' per volta. Così almeno va a sparare, spara, dice, un piccoli colpi. Come dice Shrek, meglio fuori, in tutti i sensi, sia verbalmente che poi anche il gas. È forte. Quante ne so. Queste abbiamo finito a posto. Sì, però me ne hai dato uno in più, ce n'è uno verde. Cosa? No, bugia. Va bene, è il momento che tutti aspettano, perché è un momento di insegnamento. È un momento di chiusura. Regia, scusa, ma Osvaldo ce lo dai? No? Sì? Mentre dorme fa le perle sue. Già pensavo stessi dicendo fa le perle. No. Ecco. Le pirre di Osvaldo! Eccolo. Amore, ognuno di noi al proprio passaggio lascia un'impronta nel cuore e nell'anima. Tanto più è delicata, tanto più arriva in profondità. Sappi una cosa, che senza la chiave noi non apriamo quel che si apre con la chiave che lo apre. Che sopra poi scoprire qualcosa che rimarrebbe comunque chiuso, noi non avendo la suddetta chiave che lo aprirebbe. È tutto roba di chiave. No, noi non avendo. Anche stasera per te sono sempre Osvaldo. Perché qualche altra sera. Ce l'ha sempre caldo. Sì, certo, ovviamente parliamo del cuore. Sì, chiaro, però tutte queste chiavi mi hanno fatto venire in mente questa rubrica pop da chiave care. Vabbè, che dire? È un po' una carica, dire? Dai, sì. Va bene. Grazie Osvaldo, grazie. Il primo appoggio, ma chi è tutto il giorno? Che da mascherina, dagli occhi in bocca te la devo mettere, va bene. Okay. Va bene, siamo arrivate al tempo limite. Niente, dobbiamo andare a cenare le nostre purquarie, diciamo. Le mie verdure fumè. Madonna, so. Però per fame, pronti a tutto. E vedi come mi butto su quelle verdure fumate. E quindi buona cena a noi. Buona cena a noi. Mangiare la pizza di cipolla che già mangia da Xi di traverso. Buona cena alla mozzarella di bufala e tanto pane. Buona serata. E ci vediamo domani. Buonanotte. Buon tutto, buona vita. Ciao. Regina di cuori.